Mi chiamo Giuseppe Nesi e sono un professore di diritto internazionale nell'Università degli Studi di Trento. Do il benvenuto e ringrazio coloro che sono collegati a questo webinar che si concretizzerà in una tavola rotonda. E il tema dell'odierna tavola rotonda, come sapete, è il caso Regeni. Gli strumenti del diritto internazionale. Prima di dare la parola agli invitati, vorrei sinteticamente presentare questa iniziativa. Alla fine del 2020, esattamente il 16 dicembre del 2020, è stato pubblicato dalla Società Italiana di Diritto Internazionale diritto dell'Unione Europea un documento nel quale si presentavano alcuni elementi di riflessione sugli strumenti del diritto internazionale rilevanti a proposito del rapimento e della uccisione di Giulio Regeni. In particolare in quel documento, proprio in relazione al caso Regeni, si richiamavano gli obblighi degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, convenzione ratificata da ben 171 Stati, inclusa l'Italia e incluso l'Egitto. Il contenuto di questo documento della SIDI è stato positivamente ripreso da alcuni organi di stampa che hanno ricordato come a più di 5 anni dall'omicidio di Regeni non si sia ancora riusciti ad ottenere dalle autorità egiziane né una risposta sui responsabili né la necessaria collaborazione per accertare le responsabilità legate all'uccisione di Giulio Regeni. Al contrario di quanto ci si sarebbe potuti attendere, visti i buoni rapporti tradizionalmente intercorrenti con l'Egitto, dopo la tragica uccisione si è assistito invece a tentativi di deviazione e di distrazione dall'accertamento della verità su quanto avvenuto al Cairo. Tali tentativi di deviare l'attenzione e di distrarre sono continuati sotto diverse forme. E di questa mattina la notizia della diffusione in rete di un lungo video che sembra fornire una ulteriore ricostruzione fantasiosa e piena di falsità e di malizia, anonima e del tutto inaccettabile, dei fatti che hanno portato all'assassinio di Regeni. Stamattina, come sapete, è anche iniziato a Roma il processo in contumacia contro 4 agenti egiziani che sono ritenuti dalla magistratura requirente italiana responsabili direttamente o indirettamente dell'assassinio di Regeni. Benché la decisione di organizzare questa tavola rotonda risalga a diverse settimane fa, è indubbia la sua attualità alla luce degli eventi che ho appena ricordato, tra l'altro. Più in generale, e quindi non a proposito del caso di cui oggi ci occupiamo, ma in relazione ad altri contesti e vicende, la centralità dei diritti umani e della tutela dei diritti umani nei rapporti internazionali ha formato oggetto nei giorni scorsi di autorevoli prese di posizione a livello governativo in Italia e in altri paesi. Questa tavola rotonda, come dicevo, verte sugli strumenti del diritto internazionale cui si potrebbe ricorrere per il caso Regeni e vede come partecipanti, oltre al sottoscritto che fungerà da moderatore, i colleghi Antonio Bultrini dell'Università di Firenze, Pasquale De Sena dell'Università di Palermo e segretario generale della SIDI e Antonio Marchesi, professore all'Università di Teramo e già presidente di Amnesty International Italia. Chiederei ai partecipanti di esporre la loro posizione sul tema oggetto di questa tavola rotonda per non più di 10 minuti ciascuno e poi vi chiederò di rispondere a eventuali domande. Invito a questo proposito chi voglia presentare, fare delle domande, a farlo attraverso la chat. Mi dicono peraltro che si stanno già raccogliendo le domande e queste domande, come dicevo, le trasmetteremo
ai partecipanti alla tavola rotonda in modo da avere anche le loro risposte. Quindi se non ci sono interventi da parte dei partecipanti alla tavola rotonda, vorrei invitare subito Antonio Marchesi a tracciare un quadro generale in relazione proprio alla Convenzione contro la tortura e ovviamente offrire i collegamenti che possono essere utili in relazione al caso Regeni. Poi chiederò di intervenire al professor De Sena e poi al professor Puttrini. Grazie. Prego, Antonio. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie al CESPI per questa iniziativa che è utile e tempestiva. Come ha chiarito bene il professor Nesi, la domanda a cui vorremmo provare a dare una risposta è quella suggerita dal titolo di questo incontro, cioè quali strumenti mette a disposizione il diritto internazionale per affrontare il caso di Giulio Regeni a ormai oltre 5 anni dalla sua tragica morte. Ne abbiamo già discusso fra internazionalisti, anche fra quelli presenti, e abbiamo pensato che oggi fosse opportuno mettere a fuoco soprattutto uno strumento, cioè quella clausola giurisdizionale prevista dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite, dall'articolo 30, che è uno strumento di risoluzione di controversie fra stati parti a quella convenzione, controversie evidentemente relative all'interpretazione e all'applicazione delle sue norme. Per informazione, sia l'Italia che l'Egitto hanno ratificato la convenzione e quel meccanismo è accettato da entrambi, non essendo oggetto né di riserve né di opting out. Pasquale De Sena e Antonio Bultrini esameneranno quel meccanismo, il suo presupposto, e cioè che una controversia tra Italia ed Egitto vi sia, che è una circostanza che va comunque argomentata, e poi il suo funzionamento anche alla luce di una serie di interessanti precedenti. Il mio compito è di dire in pochissime parole quali sono gli obblighi internazionali previsti dalla Convenzione contro la tortura di cui si ipotizza la violazione e che quindi potrebbero essere oggetto di un eventuale controversia fra i due paesi, che potrebbe poi a sua volta suggerire il ricorso al meccanismo dell'articolo 30. Prima di vedere le singole norme, è bene ribadire un punto a cui faceva riferimento anche en passant il professor Nesi, e cioè che la convenzione di cui stiamo parlando, la convenzione contro la tortura, è una convenzione sui diritti umani. E quindi ne deriva che il caso non va affrontato, quantomeno non in questo contesto, nell'ottica della protezione diplomatica, cioè come una questione relativa al mancato rispetto di norme sul trattamento di cittadini stranieri. L'ipotesi è che l'Italia abbia titolo ad agire non in quanto stato di nazionalità della vittima, cioè come stato leso da una violazione di norme sul trattamento degli stranieri, quanto piuttosto in qualità di stato parte di quella convenzione, che ha un titolo e spero anche un interesse ad agire a tutela dei valori collettivi che questa convenzione esprime. Quindi la cittadinanza italiana di Giulio Regeni e l'interesse nazionale inteso in senso tradizionale a rigore non c'entrano, perché le norme che noi riteniamo possano essere state violate sono norme erga omnes o quantomeno erga omnes partes, anche se poi realisticamente non ci si può nascondere il fatto che sarebbe soprattutto la cittadinanza italiana della vittima a motivare di fatto il nostro paese ad agire eventualmente sul piano che noi auspichiamo, più che ragioni, diciamo, puramente altruistiche. Segnalo peraltro che l'articolo 30 della Convenzione contro la tortura è stato richiamato anche nella recente risoluzione del Senato che invita ad attribuire la cittadinanza a Patrick Zaki. In quel caso il problema nell'utilizzare il meccanismo non è dato ancora una volta dal fatto che Patrick Zaki, almeno per ora, non è ancora, diciamo, cittadino italiano. Semmai io vedo un problema di dimostrazione che la detenzione arbitraria configuri altresì
una violazione della Convenzione contro la tortura. Ma tornando al punto, quali sono gli obblighi previsti dalla Convenzione contro la tortura? Non c'è, anche se insomma qualcuno potrebbe stupirsene, l'obbligo di non praticare la tortura, che è previsto da una lunga serie di norme convenzionali vincolanti anche per l'Italia e per l'Egitto e sicuramente anche da una norma di diritto internazionale generale, ma che la Convenzione contro la tortura di cui parliamo oggi invece presuppone, nel senso che lo richiama nel preambolo. L'oggetto specifico della Convenzione e quindi di un'eventuale controversia sulla sua applicazione non sarebbe quindi, in questa sede almeno, l'attribuzione all'Egitto di una responsabilità internazionale per aver praticato la tortura attraverso i propri, la morte sotto tortura di Giulio Regeni attraverso i propri agenti. Oggetto della controversia sarebbe, come accennava anche il professor Nesi, la violazione di una serie di obblighi di punizione della tortura che rappresentano il contenuto principale di quella convenzione, il cui scopo dichiarato è proprio di porre fine all'impunità, di fare in modo che una condotta universalmente ripudiata non continui a essere così ampiamente diffusa. E gli obblighi di punizione sono previsti in una serie di articoli che vanno dal 4 al 9 della convenzione. E li elenco brevemente prima di arrivare, diciamo, alla mia conclusione. Sono l'obbligo di prevedere la tortura come reato e pene adeguate alla sua gravità. Questo è un obbligo ben noto, tra l'altro, perché l'Italia ha impiegato moltissimi anni ad attuarlo, introducendo solo nel 2017 un reato specifico di tortura nel codice penale, motivo tra l'altro per cui il reato di tortura non figura tra quelli per cui potrebbero essere, diciamo, incriminati dalla Procura di Roma alcuni agenti egiziani. Poi c'è l'obbligo di prevedere la giurisdizione penale per atti di tortura commessi sul proprio territorio o da propri cittadini o quando l'accusato si trova sul proprio territorio e non venga estradato verso un altro Stato. Devono essere quindi previsti obbligatoriamente per fatti di tortura il criterio territoriale, quello nazionale attivo e quello cosiddetto universale. Segnalo invece come il criterio della nazionalità della vittima sia, ai sensi della Convenzione, oggetto di una facoltà di cui peraltro l'Italia, nel caso Regeni, si è avvalsa, si sta avvalendo. Poi c'è l'obbligo dello Stato parte sul cui territorio si trova la persona accusata di tortura di assicurarne la presenza, eventualmente attraverso l'arresto, la detenzione, oppure in altro modo, e poi di svolgere immediatamente un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti. Quindi c'è l'obbligo dello Stato parte sul cui territorio si trova una persona accusata di tortura, se questa non viene estradata, di esercitare l'azione penale. Ancora l'obbligo di fare sì che il reato di tortura sia comunque un reato estradabile. E infine, ed è importante, e cito il testo della norma, l'obbligo di cui all'articolo 9 di accordarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento penale relativo alla tortura, si intende, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova dei quali si dispone. Ora, non è questa la sede, perché ci siamo dati 10 minuti ciascuno per un'analisi approfondita che però io auspico che possa essere fatta in seguito. A me sembra però che ci siano ampi motivi per ritenere molto probabile la violazione da parte egiziana di almeno alcuni fra questi obblighi che ho citato. In primo luogo per il modo in cui l'Egitto, che è stato territoriale, non ha svolto attività internazionalmente dovute di accertamento dei fatti e delle responsabilità individuali. E in seguito eventualmente di punizione dei responsabili con sanzioni adeguate. Qui la ricostruzione della vicenda, depistaggi compresi, offre numerosissimi spunti per corroborare questa tesi di fronte a un'istanza internazionale, che sia un tribunale arbitrale o che sia eventualmente la Corte Internazionale di Giustizia. In secondo luogo, per la mancata collaborazione all'attività giudiziaria altrui, quella dell'Italia, che, come ho precisato prima, sta esercitando la propria giurisdizione in base al criterio della nazionalità della vittima, che la Convenzione, pur non rendendola obbligatoria, prevede.
Al di là di quanto riportato dagli organi di informazione, è sufficiente leggere i passaggi o alcuni passaggi dell'audizione molto recente del procuratore Prestipino e del sostituto procuratore Colaiocco davanti alla commissione parlamentare d'indagine per farsi un'idea di quanto sia insufficiente la tra virgolette ampia assistenza giudiziaria o la comunicazione di tutti i mezzi di prova da parte egiziana. Alle 64 domande formulate dall'Italia nell'ambito di 4 rogatorie sono state fornite in tutto 25 risposte, mentre ad altre 39 domande non è giunta alcuna risposta. Tra l'altro, molte delle domande inevase riguardano a quanto pare 13 persone che sono entrate nelle indagini ma che non è stato possibile identificare. Quindi la loro eventuale responsabilità non potrà essere accertata per effetto della mancata collaborazione egiziana. Questo si ricava dalla lettura del verbale di questa audizione. E poi si aggiunga che dal momento in cui i 5 appartenenti ad apparati statali egiziani sono stati iscritti per la prima volta nel registro degli indagati, cioè 2 anni e mezzo fa, nel novembre del 2018, da quel momento, e cito Colaiocco mi pare, nessun nuovo atto è pervenuto dalle autorità egiziane. Quindi mi pare che ci siano ampi motivi per ritenere che da parte egiziana vi siano state delle violazioni meritevoli di accertamento davanti ad un'istanza internazionale. E qui mi fermo e lascio la parola, credo, al professor De Sena. Perfetto, sei stato bravissimo, hai sforato di un minuto. Quindi mi auguro che Pasquale faccia altrettanto. La parola al professor De Sena. Pasquale, devi attivare il microfono. Non mi sente? Datemi. Ecco, ora sì. Grazie mille, caro Peppe, e grazie mille a Cespi di avermi invitato a prendere parte a questa occasione di riflessione. Come Antonio Marchesi ha anticipato, io mi ricollego a quanto da lui detto per occuparmi di un problema che è posto dalla stessa prospettiva per l'Italia di ricorrere all'articolo 30 della Convenzione sulla tortura, cioè alla possibilità offerta da questa disposizione di sottoporre ad arbitrato oppure addirittura alla Corte Internazionale di Giustizia, nel caso in cui un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato non sia raggiunto, la controversia che lo Stato italiano, il governo dello Stato intendesse formalizzare con l'Egitto in relazione ai fatti che sono stati sinora descritti. In particolare io mi vorrei occupare di una questione. Esistono ostacoli giuridici alla svolgersi di una simile controversia dinanzi a un tribunale arbitrale oppure alla Corte Internazionale di Giustizia, nella ipotesi che il governo decidesse di formalizzarla, e cioè nell'ipotesi in cui il governo decidesse per l'appunto di ricorrere a un arbitrato, oppure nel caso dell'impossibilità di organizzarlo, di sottoporre la controversia stessa alla Corte Internazionale di Giustizia. Il problema non può essere risolto con riferimento alla Convenzione sulla tortura del 1984. Perché? Perché l'articolo 30 non contempla a questo riguardo, e al pari di molte analoghe clausole giurisdizionali di cui sono assortiti strumenti in materia di tutela dei diritti dell'uomo, una risposta specifica su questo punto. Ed allora cosa bisogna fare per capire se per l'appunto vi siano ostacoli giuridici al svolgersi di una controversia ove il governo intendesse formalizzarla? Bisogna guardare a cosa dice il diritto internazionale generale.
in buona sostanza a cosa dice la Corte Internazionale di Giustizia, che in questa materia ha adottato una giurisprudenza significativa. Io vorrei, per cercare di dare delle tracce di risposta al quesito da cui sono partito, fare un breve riferimento ai principi che sono stati statuiti per l'appunto dalla Corte Internazionale di Giustizia in un caso molto recente, cioè nel caso Isole Marshall contro Regno Unito e segnatamente nella decisione sulle eccezioni preliminari riguardanti proprio questo aspetto di cui sto cercando di occuparmi qui con voi, il 5 ottobre 2016. Cosa ci ha detto la Corte riguardo a questa specifica questione? Io direi che sono cinque i punti che rapidissimamente, naturalmente per estratti, vi accenno. Il primo punto è che posta l'esigenza di un, scusatemi, l'esistenza di un oggettivo conflitto sostanziale di interessi, quindi di una controversia in senso sostanziale tra le parti, non è necessaria al fine, allo scopo di ritenere, diciamo, radicata la controversia, una protesta ufficiale. Per la verità, questo aspetto è in parte, diciamo, derogato dalla norma di cui all'articolo 30. Perché? Perché l'articolo 30 parla chiaramente di un tentativo di negoziazione previo, che non sia però, sempre che questo tentativo sia possibile. Secondo requisito, l'esistenza per l'appunto di un sostanziale conflitto di interessi tra le due parti che sia riconducibile all'applicazione o interpretazione della norma giuridica internazionale. E qui direi che è molto facile capire di che cosa si tratti. Terzo requisito, che anche non, ove non vi sia stata una preventiva negoziazione, quindi una protesta diplomatica ufficiale e un procedimento, un esperimento di soluzione diplomatica della controversia, anche dove questo non sia ricorso, la parte convenuta sia consapevole dell'esistenza di una controversia, ovvero che essa sappia o avrebbe dovuto sapere. Questo viene esplicitamente detto al paragrafo 41 di questa decisione. Poi ancora che una volta formalizzata la controversia contempli una contestazione precisa, in questo caso nei confronti dell'Egitto, in ipotesi, ed infine la Corte sembra non escludere anche che la controversia possa cristallizzarsi anche in un momento successivo alla citazione dello stato convenuto, cioè all'introduzione del giudizio. Cinque elementi. Quello che mi vorrei chiedere è cosa si possa dire a proposito di questi cinque elementi con riferimento al caso Regeni. Allora, non vi è dubbio, secondo me, che questo caso sia stato costellato da momenti conflittuali. Questo non significa che gli aspetti conflittuali abbiano avuto sempre lo stesso oggetto. Sicuramente non avevano l'oggetto che potrebbero avere oggi e che è stato così bene delineato con grande chiarezza da Antonio Marchesi sul piano sostanziale, perché all'inizio, quando l'8 aprile del 2016 il governo italiano dispose il richiamo dell'ambasciatore pro tempore in Italia a fronte delle mancanze egiziane riguardo alla immediata ricerca e punizione dei colpevoli, appunto il conflitto, la controversia aveva riguardo a questo, e cioè alla mancata ricerca e punizione dei colpevoli. Successivamente, e a partire dal 2017, come è noto, i rapporti diplomatici sono stati ripresi tra i due stati e per converso le indagini giudiziarie sono andate avanti in Italia, questo dinanzi alla mancata punizione dei colpevoli da parte egiziana, più che altro alla mancata intrapresa di qualsiasi azione seria in questa direzione. E come è stato appena posto in evidenza, si sono determinate
una serie di mancanze assai gravi successive concernenti specificamente, direi principalmente, le esecuzioni di obblighi in tema di cooperazione giudiziaria, così come questi obblighi derivano soprattutto dall'articolo 9 della Convenzione. La citazione che è stata fatta dell'intervento del procuratore della Repubblica di Roma, Prestipino, e del suo aggiunto, se non vado errato, comunque del sostituto che si occupa del procedimento dinanzi alla Commissione dei Geni, ne sono una testimonianza inequivocabile. Nonostante questa mancanza di cooperazione, come è noto, la Procura di Roma ha ottenuto a fine 2020 il rinvio a giudizio di 4 persone per sequestro, ha chiesto, perdono, il rinvio a giudizio di 4 persone per sequestro di persona pure aggravato e solo nei confronti di uno di questi per concorso in lesioni aggravate e in omicidio aggravato. A fronte di questa decisione, la Procura Generale egiziana ha elevato una durissima nota di reazione nella quale ha lamentato testualmente l'illogicità e l'infondatezza delle accuse. Sempre a fine dicembre, questo è più importante dell'intervento della SIDI, il Presidente della Camera, l'onorevole Fico, ha elevato una ferma protesta e la Camera ha deciso di continuare l'astensione da qualsiasi rapporto col Parlamento egiziano, misura che era stata già precedentemente adottata, mentre il 16 dicembre il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non vincolante dell'Unione e dei suoi Stati membri, nella quale si chiede giustizia per Regeni e si stigmatizza la politica repressiva condotta dal regime di Al-Sisi in termini più generali, ed ancora nelle conclusioni del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea del 25 gennaio scorso, pur non rintracciandosi alcuna presa di posizione formale riguardo a questo caso, viene dato espressamente conto della circostanza che l'alto rappresentante per la politica estera e difesa dell'Unione Europea aveva reiterato la richiesta all'Egitto di cooperare con le autorità giudiziarie italiane ai fini di un fruttuoso completamento del procedimento aperto a carico di alcuni agenti egiziani. Dunque, quali conclusioni possono trarsi alla luce delle circostanze che ho sinteticamente illustrato, proprio con riferimento al ricorrere di perlomeno due delle circostanze ritenute necessarie dalla Corte internazionale di giustizia per poter considerare effettivamente esistente una controversia che l'Italia dovesse portare davanti a sé o anche ritenute in ipotesi necessarie da parte di un tribunale arbitrale che si dovesse costituire per effetto dell'iniziativa congiunta di Italia ed Egitto. Dunque, se si dovesse ragionare sulla base dei principi generali ricavabili dalla sentenza, dalla decisione della Corte internazionale di giustizia in questo caso, non avrebbe alcun specifico rilievo l'assenza di una formale protesta diplomatica, e cioè di una protesta diplomatica che riguardasse specificamente la violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tortura del 1984, cui ha fatto riferimento Antonio Marchesi. È però vero che ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione evidentemente un tentativo di negoziazione dovrebbe essere esperito. E qui ci si può porre il problema di se in realtà una qualche forma di negoziazione non sia stata già esperita a Monte. Qualche dubbio può sorgere per il fatto che, come vi ho detto in precedenza, l'oggetto sostanziale della controversia in quel momento, in cui a seguito della ferma misura adottata dal governo italiano pro tempore di chiamare l'ambasciatore italiano a Roma, aveva probabilmente un altro oggetto. Passiamo al secondo requisito rilevante, che qui
mi pare estremamente rilevante, cioè a dire la consapevolezza da parte egiziana dell'esistenza di una controversia. Ripeto, la Corte Internazionale di Giustizia richiede che al momento della formalizzazione della controversia, immaginiamo che questa, ripeto, venga formalizzata o davanti a un tribunale arbitrale o anche davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, che lo Stato convenuto sappia oppure avrebbe dovuto sapere dell'esistenza di una controversia. E qui, stante l'atteggiamento che sinora è stato tenuto riguardo ai comportamenti egiziani, oggi la situazione presenta caratteri più sfumati. L'atteggiamento che è stato tenuto non contempla, come è noto, alcuna dichiarazione di carattere formale al riguardo da parte del governo. Dunque, se dovessimo stare a questo, dovremmo concludere che il governo egiziano potrebbe opporre di non sapere dell'esistenza di una controversia relativamente ai punti indicati da Antonio Martesi. E però qualche dubbio ce lo si può porre. Insomma, ci si può chiedere se dinanzi a richieste inevase della magistratura italiana, tra l'altro oggetto di testimonianza dinanzi a un altro organo dello Stato, qual è il Parlamento, considerato che la commissione d'inchiesta nel caso Regeni è un organo parlamentare. B. Se la sospensione dei rapporti tra Parlamento italiano ed egiziano, ribadita nel dicembre del 2020, come ho detto poc'anzi, proprio a seguito delle dichiarazioni rese da esponenti della magistratura egiziana, che evidentemente testimoniano dell'assenza di volontà di cooperazione, più che mai. C. Se la mozione votata dal Senato italiano il 14 aprile del 2021, alcuni giorni fa, in cui nell'impegnare il governo alla concessione della cittadinanza a Zaki, altro caso, si fa però ampio riferimento a violazioni dei diritti umani compiute dall'Egitto, così come risultanti anche da una serie di atti di organizzazioni internazionali, a cui il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ebbene, se tutte queste circostanze non debbano spingere nel senso di far ritenere che l'Egitto avrebbe dovuto sapere dell'esistenza di una controversia con l'Italia, ove questa venisse per l'appunto formalizzata. Infine c'è un'altra circostanza da ricordare, qui io chiudo, che è stata molto messa molto bene in rilievo, secondo me, da un'autrice italiana che si è occupata, che è la collega Beatrice Bonafè, che nella decisione a cui sto facendo riferimento e i cui principi di carattere generale si applicano al problema che io ho posto, si fa riferimento alla possibilità che una controversia si cristallizzi anche in un secondo momento, cioè non necessariamente nel momento in cui la introduzione del giudizio effettuata, ma successivamente. Principio questo che è deducibile sempre dalla decisione in questione. Bene, quindi, come vedete, gli elementi sono problematici, è difficile arrivare a una situazione definita, mi pare però che molti ostacoli non ce ne siano, soprattutto se la decisione eventuale di dar luogo a un'introduzione del giudizio sia preceduta da una qualche forma di presa di posizione formale. Grazie. Grazie mille, Pasquale. Mi sembra che sia stata una eccellente sintesi del quadro da un punto di vista anche, se vogliamo, procedurale. E a questo punto chiederei ad Antonio Bultrini di prendere la parola, raccomandandogli ovviamente la durata, i 10 minuti che abbiamo statuito e pattuito. Forza, Antonio. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, buonasera onorevole, e grazie Giuseppe Nesi, grazie al CESPI di avermi coinvolto in questa, direi,
abbastanza importante iniziativa. Il mio compito è quello di raccontarvi in breve i precedenti di applicazione dell'articolo 30 della Convenzione contro la tortura, che in realtà sono solo due. Uno è un vero e proprio precedente, perché ha poi portato ad una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel 2012 nel caso Belgio contro Senegal. L'altro è un caso che è partito da poco, da settembre dello scorso anno, quindi è in piena evoluzione, ma come vi dirò poi, le circostanze di questo secondo caso lasciano presagire che continuerà, diciamo così, a svilupparsi. Il caso Belgio, quindi il primo è vero e proprio precedente, l'unico vero e proprio precedente con una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, quindi il caso Belgio contro Senegal trae origine dai molteplici crimini internazionali di cui fu accusato Hissène Habré, capo di Stato del Chad dal 1982 al 1990. Anno in cui Habré si esiliò in Senegal. Habré era accusato durante il suo mandato di aver ordinato migliaia di omicidi per motivi politici e di aver fatto sistematicamente ricorso alla tortura. Nel 2000 alcune delle vittime sporsero denuncia in Senegal, quindi di fronte alla magistratura del Senegal, accusandolo appunto di aver commesso tutta una serie di impressionanti crimini internazionali, fra i quali il ricorso sistematico alla tortura. Un giudice senegalese lo incriminò, ma in seguito ad interferenze politiche, che furono anche denunciate da due relatori speciali delle Nazioni Unite, in appello l'incriminazione fu annullata per il motivo formale che la magistratura senegalese non aveva competenza all'epoca per giudicare crimini commessi all'estero, cioè in Chad. Per cui alcune vittime, fra cui tre cittadini belgi di origine ciadiana, presentarono allora una denuncia alla magistratura belga. Nel settembre del 2005, dopo 4 anni di indagini, un giudice belga incriminava Habré e spiccava un mandato di cattura internazionale contro Habré. Seguivano diverse richieste di estradizione da parte del Belgio, che inizialmente avevano una duplice base giuridica, sia la nazionalità passiva di alcune fra le vittime cittadini belgi, qui ci sarebbe una parentesi tecnica da aprire che non apro, di diritto belga, sia poi la base giuridica, che poi in realtà rimarrà in piedi, ovvero la giurisdizione universale in capo alla magistratura belga, anche per quanto, anzi per quanto riguardava le vittime non di nazionalità belga. Dopo vicissitudini varie, il Senegal in realtà a un certo punto modificò la normativa interna, ma l'azione penale comunque non veniva esercitata. Il Belgio decise quindi di procedere in base all'articolo 30 della Convenzione contro la tortura. I tentativi di negoziare che cominciarono nel 2005 non diedero frutti. Nel 2006 il Belgio diede atto del fallimento del tentativo di negoziare. Nel 2007 e nel 2008 il Belgio sottolineò e ribadì formalmente l'esistenza di una controversia con il Senegal per via del mancato seguito dato alle richieste di estradizione. Le proposte belghe di sottoporre la controversia ad arbitrato non ebbero alcun seguito, per cui nel febbraio del 2009 il Belgio depositò un ricorso contro il Senegal di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia. La Corte Internazionale di Giustizia, come ho già detto, si è poi pronunciata nel luglio del 2012 e ha condannato il Senegal per la violazione dei suoi obblighi, quelli cui faceva riferimento il mio collega Antonio Marchesi prima. Primo, di perseguire senza ritardo, articolo 6, comma 2 della Convenzione contro la tortura, e anche dell'obbligo della violazione dell'obbligo di estradare, articolo 7,1 della Convenzione contro la tortura, qualora non si proceda
direttamente nel, a livello quindi interno del paese in cui parte l'azione penale. Obblighi che la Corte Internazionale di Giustizia, o meglio, paese in cui eventualmente non parta l'azione penale, quindi obbligo in quel caso di estradare. Obblighi che la Corte Internazionale di Giustizia per la prima volta in questo caso qualificava espressamente come obblighi erga omnes partes, quindi chiaramente a prescindere, fra l'altro, a prescindere dalla nazionalità delle vittime. Credo sia interessante far riferimento anche a che cosa è successo dopo. Sappiamo tutti che le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sono obbligatorie. Il Senegal quindi era obbligato a dare attuazione alla sentenza del 2012. Per vari motivi il Senegal ha preferito farlo con il sostegno dell'Unione Africana e quindi ha concluso un accordo con l'Unione Africana per istituire quelle che si chiamano le Chambres Africaines Extraordinaires, le Camere Africane Straordinarie, che sono quelle che noi internazionalisti chiamiamo i tribunali ibridi, anche se in questo specifico caso ci sono soprattutto giudici di cittadinanza senegalese. Le Camere hanno proceduto quindi contro l'ex capo di Stato del Chad. Il processo si è svolto a partire dal 2015 e nel 2016 Hissène Habré è diventato il primo ex capo di Stato ad essere condannato per particolare gravissime violazioni dei diritti umani in un altro paese, ad essere condannato in un altro paese, nonché il primo tribunale sostenuto dall'Unione Africana ad arrivare a una condanna di questo genere. Passo ora brevemente a far riferimento al secondo caso, che non possiamo ancora chiamare un vero e proprio precedente, e che ha cominciato a prendere forma, a svilupparsi nel settembre dello scorso anno. Questo secondo caso riguarda la Siria e comincia a svilupparsi quindi nel settembre scorso, quando l'Olanda decide di attivare la procedura prevista dall'articolo 30, informando la Siria formalmente mediante una nota diplomatica dell'esistenza di una controversia con la Siria e chiedendo alla Siria di avviare negoziati, quello che è previsto dall'articolo 30, come ormai sappiamo. Il governo olandese ha affermato molto chiaramente già nel settembre scorso che qualora i due stati non fossero in grado di risolvere la controversia, l'Olanda proporrà di sottoporla ad un arbitrato. Se nessun accordo sarà raggiunto in merito ad un arbitrato, l'Olanda sottoporrà il caso di fronte ad un tribunale internazionale. Questo è quello che si può leggere nel comunicato ufficiale del governo olandese del settembre scorso. Allora, vi dicevo prima, è probabile che il caso continuerà a svilupparsi, viste le reazioni virulente del governo siriano, immediate, che addirittura ha accusato l'Olanda di sostenere il terrorismo, quindi è prevedibile che ormai la procedura avviata in base all'articolo 30 continuerà a svilupparsi, tanto più che all'inizio di quest'anno il governo olandese è stato affiancato da quello canadese, quindi il governo canadese a sua volta ha richiesto alla Siria di avviare dei negoziati, quindi ha attivato la procedura prevista dall'articolo 30 formalmente nel marzo scorso, e pochi giorni più tardi con un comunicato congiunto l'Olanda e il Canada hanno ufficialmente dichiarato che da quel momento in poi, 12 marzo scorso, procederanno insieme nel prosieguo della procedura. Un'ultima parola e concludo. È chiaro che
nel secondo caso, quindi quello riguardante la Siria, in cui non mi risulta che vi sia alcun cittadino olandese o canadese coinvolto, è ovviamente in questo caso, secondo caso, esclusivo l'interesse collettivo al rispetto della Convenzione contro la tortura che fanno valere ormai insieme Olanda e Canada. Grazie. Grazie mille, grazie Antonio, anche per queste considerazioni che sono molto, possono essere molto utili, molto appropriate. Io a questo punto chiedo intanto ancora a coloro che vogliano porre delle domande o fare delle osservazioni di utilizzare la chat che è a vostra disposizione. E attendendo domande, io però, se non ci sono altri commenti, chiederei all'onorevole Massimo Ungaro, che è uno dei componenti della commissione che indaga, della commissione parlamentare che indaga sull'omicidio di Giulio Regeni, di prendere la parola, non prima però di avere detto, anche a nome del CESPI, che l'invito analogo a quello ricevuto dall'onorevole Ungaro era in verità stato fatto a tutti i componenti della Commissione Regeni. E ringraziamo molto ovviamente l'onorevole Ungaro per aver accettato di partecipare, e se lo desidera io gli chiederei appunto di intervenire sulla base delle cose che abbiamo fino ad ora detto. Prego. Tanto grazie professore a lei e al CESPI per questo momento di confronto, ma ringrazio soprattutto i relatori perché hanno posto gli argomenti molto chiari per fornire degli strumenti al nostro paese, allo Stato per proseguire appunto sulla via della ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni. Come le sa, io sì, sono anche in rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza, sono il segretario della Commissione d'inchiesta, commissione che è nata nel dicembre del 19, i cui lavori sono stati prorogati alla luce degli incredibili, insomma, importanti sviluppi che sono avvenuti negli ultimi mesi. Abbiamo svolto fino adesso quasi una ventina di audizioni e ci apprestiamo a cominciare la fase di redazione della relazione. E ovviamente oggi è un giorno simbolico con l'avvio ovviamente del processo, anche se la fase con il giudice per indagini preliminari è stata rinviata al 25 maggio per legittimo impedimento dei difensori. Volevo soltanto dare due cenni nel merito di quello che avete detto. Io credo che sia molto importante quello argomento per avanti. Io credo che sia utile, e l'ho espresso varie volte nei nostri uffici di presidenza, la possibilità che l'Italia faccia ricorso alla Corte di Giustizia Internazionale. Credo che sia l'Italia che l'Egitto hanno sia aderito alla Corte di Giustizia Internazionale e anche aderito alla Convenzione Internazionale contro la tortura, e quindi anche per gli argomenti che voi avete risposto ci sono tutti, e anche soprattutto su quello che è successo negli ultimi anni con il caso Belgio contro Senegal, come diceva il professor Boltrini, o Olanda contro Siria, ci siano i presupposti per procedere anche per vie legali internazionali. In parallelo ovviamente mi rendo conto che poi il processo sia anche più lungo, ma in parallelo della via giudiziaria che il nostro paese ha intrapreso in contumacia contro i quattro membri delle forze di sicurezza egiziane. Quindi credo che sia molto utile, anzi io invito, se è possibile, il CESPI, so che state registrando, ma se è possibile avere delle note scritte di questi interventi, credo che sarebbe molto utile, e io mi farò premura di inviarle alla Commissione e ai miei colleghi, perché sono sicuro che le troverebbero molto interessanti, anzi ci danno un pochino di elementi per approfondire questa via del possibile ricorso al nostro paese alla Corte di Giustizia Internazionale. Quindi chiedo veramente, se è possibile, di ottenere, se è possibile, uno dei vostri interventi in forma scritta, sarebbe veramente molto utile. Mi fermo qui perché mi rendo conto che ci sono sicuramente domande di specialisti del settore, ma invito, se è possibile, a una collaborazione istituzionale e informale tra i professori di diritto internazionale e la nostra commissione. La ringrazio molto, onorevole Ungaro, e lei ha dato, diciamo, una risposta istituzionale a quelle che
sono le aspirazioni che hanno dettato questo webinar, che hanno consigliato di svolgere questo webinar. Quindi anche a nome del CESPIR sono molto grato e sono certo che compatibilmente con gli strumenti che si posseggono, ma insomma se si ha la registrazione non sarà molto difficile riuscire a fornirvi quanto detto oggi anche in forma scritta se per voi è meglio. Io credo in effetti che siano emersi dei punti di grande interesse che potrebbero costituire una utile piattaforma per ulteriori approfondimenti e anche qualora ci dovessero essere decisioni che ovviamente dovrà adottare la politica. Speriamo che questo contributo possa essere utile. Quindi le sono davvero molto grato anche a nome degli altri relatori. Vi dicevo che abbiamo la tecnica. Ecco, c'è una domanda, però non riesco io a leggerla. Quindi dovrebbe essermi eventualmente fornita da parte di coloro che si occupano delle questioni tecniche. Abbiamo circa un centinaio di partecipanti in questo momento. Chiedo appunto agli amici del CESPI se abbiamo al momento... A me sembrava di aver visto una domanda, ma non l'ho più trovata in Q&A, in domanda e risposta. Non ci sono, ecco, scusate, mi stanno dicendo che sì, una persona vorrebbe intervenire direttamente. Purtroppo gli strumenti dei quali disponiamo, cioè questo tipo di piattaforma Zoom, in realtà non permette la partecipazione diretta, per cui coloro che desiderano farlo, così coloro che desiderano porre delle domande o partecipare, dovrebbero cortesemente provare a scrivere lì dove, utilizzando diciamo l'icona dove c'è scritto D e R sulla destra del vostro schermo. Se poteste cortesemente procedere in questo modo, vi sarei molto grato. Se invece non ci sono domande, io direi, farei un brevissimo nuovo giro, ma questa volta ancora più breve, per permettere ai partecipanti alla tavola rotonda, anche dopo l'intervento dell'onorevole Ungaro, di eventualmente completare o il loro intervento o fare ulteriori osservazioni. Scusate, c'è Filippo De Robilan che vuole fare... Professore, io mi scuso, ma tra 3 minuti mi devo sconnettere. Mi scuso in anticipo e vi saluto, perché tra pochi minuti mi devo sconnettere per un altro evento. Non c'è nessun problema. Le ringraziamo davvero per aver trovato il tempo per partecipare e la preghiamo ovviamente di diffondere anche agli altri membri della Commissione il nostro saluto e la nostra disponibilità, qualora sia ritenuto utile, a fornire delle risposte di tipo, per quel che ci riguarda ovviamente, tecnico alle domande che dovessero porsi. Grazie ancora, onorevole. Dunque, torniamo a noi, se non ci sono altre... Se io, mi pare di capire che non ci sono ancora... No, nessuno fa domande. E allora a questo punto io brevemente inviterei ancora Antonio a intervenire, qualora voglia aggiungere qualcosa a quello che ha detto. Io in linea di massima, anche per esperienza personale, penso che questi incontri siano utilissimi quando non durano più di un'ora, quindi direi che abbiamo ancora 6-7 minuti, 10 minuti per poter trarre le conclusioni da questo incontro e quindi Antonio, prego. Sì, no, volevo solo dire che la persona che voleva intervenire e che non riesce a farlo è il nostro autorevole collega Riccardo Pisillo Mazzeschi, che tra l'altro ha scritto delle cose molto interessanti proprio sull'argomento. Immagino che ci sia un problema tecnico insormontabile, volevo solo però segnalare che insomma la persona in questione non è un... No, credo che sia stato peraltro anche ascoltato dalla Commissione Regeni nei mesi scorsi, quindi
Sarebbe interessante avere il suo contributo. Io non so se questo è possibile, però, perché tecnicamente non... Sì, no, volevo soltanto segnalarlo. Da parte mia non ho moltissimo da aggiungere, nel senso che mi pare che la questione sia stata inquadrata molto bene. Poi evidentemente sarà necessario approfondire se si dovesse decidere di esplorare questa via di ricorso, i fatti alla luce dei diversi obblighi previsti dalla Convenzione. Però sia quello che diceva Pasquale De Sena a proposito della esistenza di una controversia, mi pare che sia una questione che deve essere, diciamo, non sottovalutata e che diciamo è giusto approfondire, ma che forse non vi sono ostacoli insuperabili all'affermazione che una controversia c'è o potrebbe esservi se l'Italia dovesse decidere di formalizzarla. Sia diciamo l'esistenza dei precedenti di cui parla Antonio Bultrini, che mostra come, insomma, ed è un evento raro, rarissimo, vi siano degli stati che in questo momento stiano agendo con motivazioni tra virgolette altruistiche, non a tutela di propri cittadini. Mi riferisco all'Olanda e alla Siria in particolare, il caso belga è un po' diverso, possa incoraggiare l'Italia in qualche modo a... Poi evidentemente questo non interferisce con il procedimento in corso in Italia, anzi direi che l'oggetto di un'eventuale iniziativa di avvio della procedura, poi bisognerebbe vedere il percorso che può fare, avrebbero proprio il senso di segnalare quanto la mancanza di collaborazione di un altro Stato abbia reso più difficile il procedimento italiano. Però non voglio portare via inutilmente del tempo, forse gli altri partecipanti hanno delle cose più specifiche da dire a questo punto della serata. Grazie Antonio. Nel frattempo, grazie a un miracolo tecnologico, credo che abbiamo la possibilità di connetterci con il professor Pisillo Mazzeschi, al quale cederei volentieri la parola. Peraltro adesso, ovviamente, come spesso succede in questi casi, siamo sommersi dalle domande. La prima domanda alla quale in verità ha già risposto il professor De Sena viene dalla dottoressa Latino, che scrive: poiché l'Italia non ha introdotto almeno fino al 2017 il crimine di tortura nel proprio codice penale, come potrebbe rivendicare il mancato adempimento da parte dell'Egitto degli articoli 4 e 9 che ne costituiscono una sorta di corollario? La risposta a questa domanda in verità era stata fornita in maniera molto chiara dal professor De Sena da parte di Antonio Marchesi, quando ha parlato della questione della criminalizzazione della tortura. Non lo ha detto forse in maniera esplicita, ma io credo, Agostina, che a questa domanda ci sia già stata la risposta. Comunque ti ringrazio molto per aver fatto questa domanda. Un'altra domanda, magari ve la trasferisco, ve la trasmetto fra un attimo. Nel frattempo spererei però di poter dare la parola a Riccardo Pisillo Mazzeschi, che ascolto molto volentieri, e chiederei però di essere molto sintetico, perché abbiamo limiti di tempo molto precisi, quindi se potessi intervenire in 5 minuti al massimo ti saremmo... Sì, certamente. Ho l'audio? Sì, sei in diretta. Ah, non mi vedo. Ma niente, volevo fare 2 o 3 brevissimi commenti. Su quanto ha detto Marchesi, mi permetto di non essere totalmente d'accordo sul fatto che nella Convenzione sulla tortura non c'è un obbligo dello Stato di non torturare. È vero che non è esplicito, però se noi leggiamo l'articolo 2... dice che ciascuno Stato parte prenderà tutte le misure per prevenire la tortura, e poi al secondo paragrafo dice che nessuna circostanza eccezionale, nemmeno uno stato di guerra, eccetera, eccetera,
può essere invocata come giustificazione di una tortura. Insomma, a me sembra che potrebbe francamente interpretare anche nel senso un obbligo negativo degli stati di non torturare, però non è così fondamentale perché, a mio avviso, come appunto ho detto anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, ci sono violazioni chiare dell'obbligo di cooperazione giudiziaria e direi anche dell'obbligo di investigazione che è contenuto in moltissimi articoli della Convenzione e quindi, diciamo, anzi, sarebbe forse più prudente per l'Italia non invocare una violazione dell'obbligo negativo di non torturare, ma la violazione degli obblighi di investigare e di cooperazione giudiziaria. Su quello che ha detto Pasquale De Sena, molto apprezzato la sua analisi, come al solito, assai sofisticata, però francamente non vedo poi la necessità di andare a indagare se vi è già una controversia, se l'Egitto avrebbe già dovuto sapere l'esistenza di una controversia, perché qui non si tratta di un'azione dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia in cui bisogna capire come stavano le cose prima. Si tratta di mettere in moto la procedura dell'articolo 30. Allora, basta che l'Italia, se ne ha voglia, per ora non pare, dopo tutti questi anni, formalmente denunci una violazione della Convenzione o anche una, diciamo, un problema di interpretazione della Convenzione. E quindi con questo fa scattare la procedura dell'articolo 30. A questo punto poi la mia idea è che l'Italia dovrebbe mirare soprattutto a fare dei negoziati con lo scopo di stabilire una commissione di inchieste e di conciliazione. Non andrei subito a pensare all'arbitrato della Corte Internazionale di Giustizia. Sarebbe più prudente chiedere una commissione di inchieste e di conciliazione. A me sembra che una nota ufficiale dell'Italia in cui si dice che si ritiene che ci sia stata una violazione della Convenzione sia un passo prudente ma non difficile da fare, insomma, senza bisogno di, appunto, di andare a vedere se già esiste una controversia, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie mille, grazie Riccardo, grazie professor Pisillo Mazzeschi. Ovviamente darò la parola subito sia ad Antonio che a Pasquale, però vorrei anche trasmettervi questa domanda di uno dei partecipanti, il quale chiede quanto incida la necessità di avviare o concludere, in sostanza esperire, un procedimento penale prima di avviare una controversia internazionale, come si identifica la presenza di atti di tortura e di una responsabilità di un paese se non si è concluso un processo penale, è possibile aprire la controversia già sulla base della presenza della mancanza di collaborazione giudiziaria sollevata solo da una delle parti? Io credo che le risposte siano abbastanza semplici, ma mi chiedo se volete darle voi partecipanti, o perché è chiaro che è molto facile rispondere, appunto. Allora, in primo luogo non c'è bisogno di sperare di concludere un procedimento penale perché si possa avviare una controversia internazionale. Il procedimento penale ovviamente ha a che fare con i normali ricorsi interni. Qua stiamo parlando di una controversia fra stati. In questa circostanza non è ovviamente necessario un previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni. Dopodiché la seconda domanda invece è quella sulla tortura, questa non l'ho capita tanto bene, come si identifica la presenza di atti di tortura e di una responsabilità di un paese se non si è concluso un processo penale? Appunto, anche qui il problema è diverso, cioè noi siamo in un altro ambito che non è quello del previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni. Questo può valere in altri contesti. Giusto per dare una risposta sintetica. E stessa cosa ovviamente anche in relazione alla terza domanda, cioè se è possibile aprire una controversia sulla base della presenza di una mancanza di collaborazione giudiziaria sollevata solo da una delle parti,
si è detto appunto a più riprese che l'articolo 30 della Convenzione contro la tortura in realtà prevede che si possa tentare una conciliazione qualora entro 6 mesi la conciliazione non dia alcun il tentativo di conciliazione non dia alcun risultato, si può eventualmente adire alla Corte Internazionale di Giustizia. Sulle domande fatte dal professor Pisillo Mazzeschi o sulle osservazioni fatte dal professor Pisillo Mazzeschi invece rinvierei, ma davvero per pochi minuti, sia a Antonio prima magari e poi subito dopo a Pasquale. Sì, grazie. Ah. Antonio Marchesi, mi pare che fosse stato Antonio Marchesi ad essere interpellato, no? Sì, credo che sì. Sì, io ho sempre inteso la Convenzione contro la tortura del 1984 come una convenzione che ha essenzialmente due finalità, quella di definire, fornire una definizione della tortura e soprattutto quella di imporre una serie di obblighi di prevenzione e di punizione della tortura. Tant'è vero, mi pare che sia, prima ho detto forse preambolo, sbagliando, nella risoluzione dell'Assemblea Generale che adotta la Convenzione si dice alla luce del The Existing Prohibition of Torture, che tra l'altro è un elemento che viene spesso citato per indicare l'esistenza di una norma generale che vieta la tortura, dal momento che l'Assemblea Generale all'unanimità ha parlato già nel 1984 di Existing Prohibition of Torture. Si dice alla luce di questo, però essendo necessario colmare quel divario tra ripudio formale e purtroppo diffusione notevole del fenomeno nella pratica, occorre andare oltre e attraverso una convenzione internazionale imporre una serie di obblighi puntuali agli stati che servano appunto a prevenire la tortura e a reagire adeguatamente quando questa avviene. Quindi diciamo questa è la mia visione della convenzione, per questo ho fatto quella puntualizzazione. Dal punto di vista pratico, in ogni caso mi sembra che anche il professor Pisillo Mazzeschi concordasse sul fatto che un'eventuale azione in base all'articolo 30 potrebbe più utilmente fondarsi più che sull'attribuzione allo Stato, all'Egitto, di una pratica della tortura compiuta attraverso propri organi, sul fatto che quello Stato non ha né punito o svolto indagini o avviato adeguate iniziative penali al proprio interno, né dimostrato di voler collaborare secondo quanto previsto da obblighi puntuali della Convenzione con un altro Stato d'Italia che quei procedimenti penali invece li ha avviati. Mi sembra questa sia la strada pratica, dal punto di vista pratico, più utile. Dopodiché potremmo forse discutere sul fatto che il divieto di tortura in quella Convenzione sia presupposto, sia implicito, sia esplicito in alcune norme, ma non credo che sia questa il nodo, da superare per portare avanti l'iniziativa di cui si parla oggi. Grazie Antonio, grazie Pasquale, professor De Sena, e poi una... Sì, grazie Peppe, grazie naturalmente a Riccardo Pisillo del suo intervento. Allora, ma figuriamoci se io non ritengo che sia da attivare il procedimento di cui all'articolo 30. È per questo che ho detto che forse sarebbe il caso, in chiusura, forse a voce bassa, che l'Italia, il governo, se intende naturalmente procedere sulla strada dell'articolo 30, adotti una posizione formale. Quello che io ho voluto dire, poi c'è un altro punto, però su cui invece non sono d'accordo con Riccardo Visito. Quello che io ho voluto dire è questo, è che già oggi, paradossalmente, se andiamo a applicare i principi di carattere generale, che non si applicano però solo al processo di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, secondo me sono principi generali del processo, quelli lì, già in base a quei principi di carattere generale probabilmente avremmo degli elementi per dire che una controversia c'è. Questo è quello che volevo dire, che quindi
non ci sarebbero, per così dire, ostacoli a formalizzarla. Naturalmente, per formalizzarla sono perfettamente d'accordo, ma ripeto, penso di averlo detto, è necessario che si attivi la procedura di cui l'articolo 30 ed è necessario che il governo, che è l'unico organo pubblico, mi pare, oggi in Italia, che adotta una posizione ancora un po' attendista, avrà naturalmente le sue ragioni, agisca, perché tutti gli altri organi dello Stato, in buona sostanza, sono nella direzione dell'adozione di una posizione che faccia chiaramente rilevare l'inadempimento degli obblighi citati da parte dell'Egitto. La cosa su cui non sono tanto d'accordo è che si possa passare, o sia utile passare, per meglio dire, per una conciliazione. Cioè, io credo che qui il problema sia molto semplice, cioè c'è una inchiesta giudiziaria in corso e che le autorità egiziane sono tenute a fornire, diciamo, come dire, le informazioni che sono richieste dall'autorità giudiziaria italiana sulla base della convenzione sulla tortura. Quindi, se attraverso una negoziazione non si arriva a questo, del resto esattamente come si è verificato nei casi che sono stati citati da Antonio Marchesi, beh, si passa direttamente alla richiesta di un arbitrato o eventualmente, se questo non è possibile, dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia. Quindi qui, diciamo, invece divergo. Grazie ancora. Grazie, grazie mille. Pasquale, un'ultima battuta al professor Bultrini e poi chiudiamo. Prego, Antonio. Grazie. Due brevissime battute. La prima forse contribuisce anche a completare la risposta alla domanda di Federica Piccaorlandi. La sentenza Belgio contro Senegal ha anche contribuito a chiarire il rapporto fra i due obblighi famosi espressi dal broccardo latino aut dedere, aut judicare. E non dimentichiamoci che una delle finalità importanti della Convenzione contro la tortura è scongiurare il rischio di impunità. E la Corte Internazionale di Giustizia in quella sentenza ha chiarito appunto il rapporto fra i due obblighi, nel senso che lo Stato nel cui territorio sia identificata la persona sospettata di aver torturato è obbligato a avviare l'azione penale, altrimenti ha l'obbligo di estradare. L'obbligo di estradare serve a scongiurare il rischio di impunità e anche a permettere allo Stato di non incorrere in un illecito internazionale. Se non avvia l'azione penale, deve, è un obbligo, deve estradare. Seconda battuta finale, forse serve un po' a sottolineare anche l'utilità di questo genere di iniziative. Mi risulta che già nel 2017 degli esperti, uno molto noto peraltro, avevano cominciato a interagire col governo canadese per appunto spingerlo ad attivare la procedura prevista all'articolo 30. E ci siamo arrivati. Grazie. Grazie ancora, grazie. Io non credo che dopo questa interessantissima tavola rotonda sia opportuno né necessario avere delle conclusioni. Mi sembra che si sia trattato di un incontro invece molto pacato, molto ricco di considerazioni che ritengo potrebbero essere utili anche in futuro, soprattutto per meglio inquadrare le questioni che hanno formato oggetto di dibattito e soprattutto le questioni connesse agli strumenti del diritto internazionale che potrebbero essere utili in relazione al caso Regeni. Quindi non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, in particolare ovviamente
il professor Boltrini, il professor De Sena e il professor Marchesi. Ringrazio anche il professor Pisillo Mazzeschi che è arrivato in maniera un po' rocambolesca, ma ci fa sempre piacere ovviamente sentirlo. Purtroppo non lo abbiamo visto perché ci saranno dei problemi con la telecamera. E abbiamo anche avuto il piacere di avere, come avete visto, l'onorevole Ungaro, che ha parlato ovviamente a nome personale, ma che ha un ruolo istituzionale in relazione alla Commissione Regeni. Quindi anche a nome del CESPI vi ringrazio ancora e ci auguriamo che quanto detto fino ad ora possa essere utile per tenere quanto auspicato in relazione alla necessità di giustizia per Giulio Regeni. Grazie e buona serata.